Ciao, noi siamo due volontari della Caritas Ambrosiana. Siamo qui a rappresentare una mostra su il grandissimo Enzo Iannacci. Io sono Dario e lui è. Ci Chiamo Luigi. troviamo nella Sala Nevera, una vecchia ghiacciaia di una volta, qui per rappresentare, ripeto, questa mostra su Iannacci. È una mostra che rappresenta dei quadri rifatti sulle canzoni su di Iannacci. Oggi siamo domenica, siamo aperti dalle 15 fino alle 16:30. L'affluenza è abbastanza discreta, diciamo, non posso dire, però c'è abbastanza affluenza. Ci aspettiamo molto più affluenza, anche perché il discorso di Iannacci riguarda un po' anche, scusa, posso fare qualcosa di personale mio? Riguarda anche la vita che ho passato anch'io. Io ho passato 3 anni, mezzo a una strada. Piano piano mi sono ricostruito una vita. Siamo qui a rappresentare anche Scarpe Tennis, che praticamente la rivista sempre lì è. Che ha preso il nome dalla famosa canzone di Iannacci, e quindi noi siamo volontari, facciamo volontariato, più un piccolo guadagno viene a noi, il resto va alla Caritas Ambrosiana. E poi più che altro, cioè, ci sarebbero 1.000 parole da dire su questa rivista, cioè, mi sto aiutando per aiutare anche gli altri. Fra tutte queste immagini esposte, c'è rappresentata anche una parte della vita che ho vissuto e molta gente sta vivendo ancora adesso. Quindi mi metto in questa immagine. Allora, io sono qua a rappresentare insieme a mio collega la mostra di Iannacci e anche per vendere le riviste Scarpe Tennis che parla sulla strada e sulla difficoltà economica della gente che fino adesso stiamo ancora vivendo. Anche è stato anche un aiuto di Scarpe Tennis perché ero senza lavoro, stavo cercando lavoro e grazie al volontariato che sto facendo della San Vincenzo mi hanno proposto questo lavoro di vendere la rivista Scarpe Tennis e fino adesso sono qua da gennaio, non so, non è gennaio, non mi ricordo bene, da gennaio vendendo la rivista Scarpe Tennis e c'è un guadagno me le faccio fine settimana, perlomeno lavoro fine settimana. Recuerden esta escrita de Scar de Tenis cuando nos vean. Ok, dai, ricordati, quando vedi questa scritta, ricordi non solo di noi, ma anche di tutti. Ok, tutti, sì. Di tutti quelli come lui, come tanta gente. Ciao Luigi. Ciao Piero. Senti, ho saputo che tu non sei italiano, arrivi dal Sud America. America, sì, dall'Ecuador arrivo. Quando sei arrivato qui in Italia? Sono arrivato qua a fine di. Non mi ricordo quando, 6 anni fa, però non mi ricordo che giorno. 6 anni fa sono arrivato qua, in Italia. E come mai sei venuto in Italia? Sono venuto in Italia perché nel mio paese ho una difficoltà economica più forte di quella di qua. Non trovavo lavoro e come. Non trovavo lavoro neanche studiavo, sono venuto qua in Italia per insomma, farmi un futuro, farmi una strada nella vita. Adesso sono qua, venuto in Italia da 6 anni per raggiungere la mia mamma. Ah, per cui c'era già qui la tua mamma. E il tuo papà non c'era qui? In No, mio papà è rimasto in Ecuador. Ecuador. Arriverà qui magari anche lui oppure c'ha lavoro là? Ho No, mio papà ha un ristorante, adesso ora ultimo ha fatto un ristorante là in Ecuador. capito. Rimarrà lì. Rimarrà lì lui, Sì. ho capito. Senti, sei arrivato qui 6 anni fa. Cosa hai fatto in questi 6 anni? Beh, magari cioè, nei primi anni ho cominciato a studiare una scuola serale l'italiano e poi piano piano, cioè, non parlo bene l'italiano però cioè, mi faccio capire. Dopo un po' ho sentito di una scuola alberghiera, mi sono iscritto lì, una scuola alberghiera. Ho fatto fino al terzo anno una scuola qua a Saronno, per la P di Saronno, come scuola alberghiera. Poi nel quarto anno l'ho fatta nella IAL.
come aiuto cuoco sono uscito, però, e poi ho cominciato a cercare lavoro, però qua è un po' difficile perché se no non ti prendono se non hai esperienze a lavorare. E io dicevo sempre, cioè, datemi un'opportunità, come posso fare esperienze se non trovo un lavoro. Giustissimo. Sì. E poi, cioè, fino adesso non ho trovato lavoro, però adesso come sto facendo volontariato nella San Vincenzo di Sarono, mi hanno proposto un'offerta di scarpe di tennis, che sono le riviste di scarpe di tennis che parla della strada e la situazione economica della gente. E adesso fine settimana le vengo tutti i giorni nelle parrocchie diverse di Sarono, tutti i giorni fino alle 6 di sera. E un guadagno va a me e un altro guadagno va alla San Vincenzo. Capito? Una curiosità che mi sono sempre posta: questo giornale costa 5 euro. No, costa 3 euro. Costa, costa 3 euro, 3 vabbè, euro, sì. Costa 3 euro. Sì. Ma tu cosa riesci a far su in un mese di euro? Non come incasso, ma per te? Cioè, allora, costa 3 euro, no? La rivista costa 3 euro, 2 euro va alla cooperativa, insomma, con quella che io sto lavorando, e 1 euro mi rimane a me. Cioè, ogni rivista che io venda, 1 euro sempre mi rimane a me. Se io vendo 10 riviste, cioè 10 euro che sono 1 euro ogni rivista, mi rimane a me e gli altri 2 alla cooperativa. E a volte un mese riesco a fare, cioè, poco, non è 50 euro, magari se ho fortuna 100 euro. Però se uno risparmia ogni mese quel soldi, magari in fine anno magari le vede un po' di soldi. Un po' più di soldi. Con quello magari do anche, come adesso ho trovato questo lavoro, fino adesso soltanto ho lavorato in nero, soltanto come aiuto cuoco, come fare pulizia, fare il badante, e fare il badante no, cioè dare una mano alle persone anziane, no? E anche fare falegname, ho fatto di tutto, fino a questi 6 anni ho fatto di tutto, tutti i lavori. Ho fatto di giardinaio a falegname, a carpintiere, come si dice? Carpintiere, sì, anche muratore, faccio di pulizia, e adesso ho trovato questo lavoro di scarpe di tennis e insomma, con un po' di guadagno che io lavoro, le do a mia mamma perché così riesco anche a lei a pagare l'affitto. Perché lei è da sola e lavora soltanto, cioè, tutto il giorno, però, cioè, con tutto quello che lei guadagna le dà tutto per pagare l'affitto. E così con quello che io, per meno, cioè, con 1 euro ogni giorno, ogni rivista che io faccio, fine mese magari faccio 100 euro, do, non so, 90, lei a me mi rimane 20, così via. E basta. Visto com'è la situazione qui in Italia, dovessi tornare, torneresti lo stesso in Italia? No, hai detto come se dovrei tornare in Italia. Allora, mi sono espresso male. Sì, sì. Se tu fossi ancora al tuo paese, sì, sapendo com'è la situazione qui in Italia, verresti lo stesso? Se fossi nel mio paese, beh, magari in Italia non andrei, magari andrei in un'altra parte, in America, a Londra, perché nel mio paese non concludi niente. Se non hai studiato all'università o se sei povero e non hai studiato all'università, non concludi niente, perché o sei, vai in giro sulla strada a fare casino o trovi lavori in nero, però non guadagni come qua, insomma, lavori in nero però guadagni più di qua che là. Ma là che uno cosa prende di stipendio mensile? Beh, stipendio minimo, cioè, sono 200 euro stipendio minimo che prende. Se tu fai un lavoro come pulizia, peggio ancora, prende anche la metà. Però se tu fai un lavoro così come bar o come con la mia mamma lavorava in un aeroporto tutti i giorni, la mattina alle 6 della mattina fino alle 1 di sera. Nel mio paese lavorava come lei, come in aeroporto, no? Lavorava in un aeroporto, non lavorava lei. E tutti i giorni, cioè, prendeva un euro al giorno, un euro al giorno. Fine mese lei con 100 euro, cioè, si faceva mangiare, pagava. Cioè, no, anch'io mi chiedevo come faceva sempre, cioè, faceva da mangiare, faceva, pagava le bollette, le acque e tutto, e così lei è andata avanti. Però ha visto un'opportunità di andare in Italia e adesso è qua in Italia da 30 anni, mi pare.
che qua in Italia è... Ah, ho capito. Tu quanti anni hai? Io ho 23 anni. 23? Sì. Sono giovanissimo. Io ti posso fare solamente degli auguri. È un momento brutto per l'Italia. Sì. In altri tempi in Italia c'era lavoro per tutti, adesso non c'è lavoro per nessuno, sì. Né italiani né stranieri. Va bene, ti ringrazio di questa intervista. Va bene, grazie a lei per darmi questa opportunità di parlare un po'.